Inizio la preparazione facendo sciogliere a fuoco basso 125 g di burro tagliato a tocchetti piccoli. Per la base utilizzerò 250 g di biscotti secchi al cacao. Trito finemente nel mixer. Trasferisco in una ciotola capiente. Aggiungo il burro fuso intiepidito. Mescolo fino ad incorporarlo del tutto. Ottengo un composto sabbioso. Rivesto la base di uno stampacerniera apribile da 22 cm di diametro con la carta da forno. Versa il composto di biscotti sbriciolati. Compatto per bene con il dorso di un cucchiaio. Trasferisco il tutto in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparo la farcia. Metto in una ciotola 250 g di mascarpone. Unisco 150 g di formaggio fresco spalmabile, un cucchiaio estratto vaniglia e infine 80 g di zucchero a velo. Lavoro con le fruste elettriche per un paio di minuti. Ottengo una cremina liscia e uniforme. Sempre lavorando con le fruste, versa a filo 250 ml di panna fresca, bella fredda, di frigo. Lavoro per bene tutti gli ingredienti. Ottengo una farcia uniforme e spumosa. Ho rimosso lo stampo dal frigo, verso sulla base di biscotto ormai compattata la farcia appena preparata. Livello per bene con il dorso del cucchiaio. Metto nuovamente lo stampo in frigo e lascio riposare per un'ora. È arrivato il momento di preparare la copertura. Trito finemente con un coltello a lama liscia 50 g di cioccolato fondente e 80 g di barrette di cioccolato al latte. Verso nella casseruola 100 ml di panna fresca, metto sul fuoco a fiamma bassa e porto a sfiorare il bollore. Rimuovo la casseruola dal fuoco, verso tutto il cioccolato. Con la frusta mescolo per bene fino ad ottenere un composto lucido e senza grumi. Ho rimosso la torta dal frigo, verso la copertura di cioccolato leggermente intiepidita sulla torta fredda che si trova ancora nello stampo, livello per bene. E ora ripongo la torta sempre in frigo per un'ora. Nel frattempo realizzo la decorazione. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia taglio in modo grossolano 5 barrette di cioccolato al latte. Trascorso il tempo di riposo, ho rimosso la torta fredda dalla tortiera, ho posizionato il dolce sul piatto da portata, decoro la superficie con le barrette tagliuzzate in modo grossolano. Miei carissimi amici, la torta fredda Kinder è un dolce golosissimo, facilissimo e pronto in poco tempo. Oltre ad essere freschissimo, non richiede di accendere il forno. Si può preparare questa torta anche il giorno prima, si conserva tranquillamente in freezer o nel frigo e servirla al momento opportuno. Si tratta di una versione particolarmente golosa che può essere preparata anche senza ricorrere alla colla di pesce. Se siete grandi amanti del cioccolato, questa torta fredda non dovete assolutamente perdervela, una bontà unica, indescrivibile.